Con Davide Mezzanotti alla fine di questa partita che ha cambiato volto, no? E a un certo punto sembrava che l'Arezzo uscisse sconfitto, invece soprattutto con l'ingresso di Quadrini poi nel finale la squadra ci ha messo anche quell'agonismo in più rispetto alla prima fase e ha trovato questo pareggio. Credo che sia stata una partita equilibrata, un tempo per uno, dove loro il primo tempo sono stati più bravi di noi. Noi abbiamo fatto un po' di fatica, eravamo un po' sulle gambe. Mentre il secondo tempo noi ci siamo alzati molto e abbiamo avuto le nostre occasioni da gol con una grande parata del portiere, due grandi parate del portiere, due rigori, potevamo aver fatto gol prima, ne abbiamo sbagliato uno, quindi diciamo che ai punti è stato un tempo per uno. Sono contento perché ci abbiamo creduto fino in fondo, giocano anche altra gente, non quelli di domenica, e credo che sia importante anche questo. E perché poi, insomma, arrivare in semifinale di Coppa Italia non credo che sia una cosa così da buttare. Giocavamo contro una squadra che è prima nel loro girone, anche loro ci tenevano molto, si è visto, hanno giocato anche loro con i migliori, quindi dobbiamo essere contenti sapendo che questo campo era una battaglia più che un gioco del calcio, perché piccolo, stretto, la palla era... Però noi il primo tempo non ci eravamo adattati, continuiamo a giocare la palla troppo lentamente. Il secondo tempo ho chiesto alla squadra di andare sulla seconda palla, di servire subito gli attaccanti perché sennò non erano fuori dal gioco, e l'hanno fatto bene, infatti sono avute occasioni e sono venuti poi il pareggio, quindi sono contento. È con destino che l'Arezzo se la gioca sempre ai rigori, no? In questa stagione, tra l'altro alla fine quando si è arrivato sul dischetto, a parte Quadrini, ha fatto una grande parata sul primo rigore il loro portiere, che comunque non l'aveva tirato malissimo, poi dal dischetto sono tutti precisissimi. Sì, sono stati bravi. Quello che dobbiamo fare noi è un percorso molto lungo e tortuoso, e passa da tanti fattori. E la cosa che mi è piaciuta di più è stato che una volta sbattuto il rigore non ci siamo persi d'animo nel piangerci addosso, abbiamo continuato fino a trovare il secondo, abbiamo rischiato addirittura, poi abbiamo provato a vincerla negli ultimi 5 minuti, ci abbiamo creduto tantissimo, li abbiamo messi qua, una parata del portiere, quindi i ragazzi devono essere contenti dell'orgoglio che hanno messo oggi, più che del gioco, del palleggio, di una partita che era dentro o fuori. E noi siamo dentro. Ecco, che domenica non è proprio da dentro o fuori, però certamente l'Arezzo è chiamato a una conferma molto importante, no? Sì, adesso dobbiamo recuperare le energie, perché sono importanti, perché avremo due giorni in cui qualcuno ha giocato due partite in due giorni, vedi Dierna, vedi Carminucci, vedi Orazio che è entrato, Esu che ha fatto un brand lui che è entrato, e adesso spero di non dimenticare nessuno. Credo che sia importante intanto recuperare, e poi noi sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo assolutamente andare là a fare la partita della vita, perché questo deve essere per noi la partita di domenica. Noi da qui a Natale abbiamo due partite dove dobbiamo essere degli animali, e questo è quello che voglio, quello che ho visto il secondo tempo qui. Grazie.